Diavoline, nuovo video. Allora, questa è una recensione e diciamo voglio provare questo prodotto insieme a voi. Praticamente è una novità, almeno io l'ho vista adesso. Praticamente è uno spray crema depilatoria della Vet. E dato che io usavo la crema, cioè uso ancora la crema, ho scoperto questo che è uno spray. E dato che volevo provarlo insieme a voi sulle braccia, perché ovviamente sulle gambe è un po' difficile, vorrei vedere se funziona, se è buono come prodotto e dare una piccola recensione di questo prodotto. Per cui, dato che è nuovo, perché l'ho comprato, come vedete si presenta così. Ha questo di plastica, in poche parole, che aiuta a levare via i peli, e la bomboletta di 150 ml che praticamente è quella di peli normali e corpo e gambe, in poche parole, pelle liscia e morbida al tatto. E dato che io l'altra volta mi sono trovata bene con la crema normale di Vet, voglio testare anche questo. Per cui, però, prima di testare questo prodotto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale attivando la campanellina, così non vi perdete neanche un solo video. Lasciarmi un like se vi piacciono queste recensioni e questi video. Se volete, seguirmi su Instagram e un commentino qua sotto se anche voi avete provato questo prodotto o se ancora volete provarlo. Per cui vi dico anche il prezzo, che ho qua lo scontrino. L'ho pagato 3,75 euro, per cui costa 3,75 euro. Adesso lo testiamo, lo proviamo insieme in bagno, vediamo se è buono e se, diciamo, tira via i peli. Per cui lo testiamo e poi vi dico cosa ne penso. Per cui andiamo a provarlo. Ok, allora lo apriamo. Questo è il braccio, per cui il prima, per farvi capire. Ovviamente l'ho fatto perché sennò non sapevo se funzionava. Dobbiamo spruzzare sul braccio e aspettare 3 minuti, per cui spruzziamo. Ok, ho spruzzato, esce, diciamo, tanta schiuma. Adesso aspettiamo 3 minuti e dopo lo dobbiamo tirare via con questo, che è quello che tiri via la schiuma, e poi lo risciacquiamo sotto l'acqua. Per cui aspettiamo. Allora, diciamo che sì, è uno spray, ma non pensavo che usciva così tanta schiuma. Per cui, vabbè, ci vediamo dopo i 3 minuti. Ok, sono passati 3 minuti, per cui adesso lo proviamo a tirare via con questo qua. Basta solo fare così, in poche parole. Con una passata dovrebbe andare via, o forse era l'altro, non mi ricordo se era l'altro. Sì, ho sbagliato, era praticamente questo qua. Cioè, in poche parole è così. Allora, non brucia, perché non brucia. Solo che quando lo levi la schiuma gratta sulla pelle e fa venire la pelle un po' rossa, però diciamo che non gratta. Tiriamo via tutta la schiuma in eccesso, in poche parole.
È difficile farlo vedere. Comunque, risciacquiamo tutto. Risciacquo anche questo. Sciacquiamo il braccio. Fa una puzza assurda, perché puzza un casino, invece l'altra crema non puzza. Adesso vi farò vedere anche l'altra crema. Comunque asciugo il braccio così vi faccio vedere il risultato. Allora, il risultato è questo, ovviamente si vede la differenza. Sì, il braccio è rosso perché se lo gratti con la spazzolina, calcolate che è normale che diventa rosso, ma poi va via. Il risultato è questo, non so se si vede, ma si capisce che ha levato via i peli. Allora, la crema puzza, perché puzza, però è ottima. Perché secondo me è buona come non l'ho messa bene, per cui non l'ho spruzzata bene, infatti non l'ho fatta bene, ma volevo ovviamente farvi vedere come funziona. Ok, scusate se vedete una luce, ma c'è la finestra e è l'unica posizione. Comunque, dato che siamo in bagno, il risultato è questo e direi che i peli l'ha levati via. A confronto di questi qua, però. Allora, è ottima come crema, è facilissima da usare perché basta solo spruzzare, esce un po' troppa schiuma secondo me, perché sì, cioè, viene, secondo me finisce subito se esce così tanta schiuma. Comunque, questo è lo spray e invece questa è la crema. Secondo me sono ottimi tutte e due. L'unica cosa è che la crema la prendete e la mettete sul corpo dove dovete levare via i peli. Invece questa, dato che è uno spray, lo spruzzate, come vi ho fatto vedere, e dopo 3 minuti, allora non tenetela più di 3 minuti o più di 6 minuti perché non va bene. Per cui massimo 3 minuti, non di più di 3 minuti, mi raccomando. Perché c'è scritto sull'istruzione qua. Per cui, cioè, secondo me è ottima e direi che... Scusate, ma ho avuto un problema con la clip, per cui sto registrando il giorno dopo, perché mi sono accorta che è successo qualcosa alla fine della clip del video. Comunque, stavo dicendo... questo prodotto è promosso, come vedete ha levato via tutti i peli, infatti la mia pelle è bella liscia. Io ve lo consiglio sia questo che la crema perché sono veramente ottimi. Calcolate che dura una settimana. Per cui i peli restano, diciamo, praticamente una settimana via. Comunque in senso che non ci sono i peli per una settimana. Poi dopo passata una settimana, giustamente, i peli ritornano. È facilissimo da applicare, è facilissimo da tirare via. Non vi ho detto che... Potete usarla solo per gambe, per le aree sensibili come ascelle e zona bikini. Praticamente lo potete usare per tutto, diciamo, il corpo. Calcolate che vi lascia la pelle liscia, bella, in soli 3 mosse. Per cui ve lo straconsiglio. Costa poco, di sicuro vi durerà un bel po'. Io non è che ne metto 3 kg ed è buono, per cui non, secondo me questo prodotto è promosso come la crema che sto utilizzando. Direi che è meglio forse questo per le braccia e le ascelle.
Invece la crema è meglio per le gambe, perché voi lo fate, aspettate. A parte che questo qua dura di più, per cui dovete aspettare 3 minuti con questo. Invece l'altro dura di più l'altro, ma quello con lo spray dura di meno. Scusate, mi sto impappinando. Comunque ve lo straconsiglio. Detto questo, spero che questo video vi sia stato utile. Spero che anche voi provate questi prodotti. Ovviamente non è una sponsorizzazione, perché l'ho pagato con i miei soldi e vi ho fatto vedere anche lo scontrino. Fatemi sapere se anche voi provate questo prodotto e come vi state trovando, o se ancora non l'avete preso. Detto questo, vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale attivando la campanellina, così non vi perdete neanche un solo video. Seguirmi su Instagram per altre novità, come questo qua che era nuovo e io non lo sapevo, o forse c'era già, non lo so. Comunque, detto questo, se vi piacciono queste recensioni dove provo i prodotti e anche cosa ne penso, fatemelo sapere, che poi farò altri nuovi video di questo genere. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, leggo tutti i vostri commenti qui sotto. Ciao, al prossimo video!